mi sono lasciato prendere dall'entusiasmo. Salve a tutti, io sono la storia e voi siete il mio pubblico, il mio amato pubblico che ha reso possibile la mia vita, il mio racconto. C'era una volta la musica, c'era una volta la parola, c'era una volta un conte, il conte Giovanni de Bardi dei Conti del Vernio, vicino Florenzia, scusate, volevo dire Firenze, che nella sua casa, o per meglio dire incantevole palazzo, invitava musicisti, letterati, uomini di cultura, per farli incontrare e discutere su temi di carattere politico, artistico, di costumi. Io, la storia, il luogo dove ci troviamo e anche voi, persone fondamentali e a me molto care, tanto dobbiamo a questo illustre personaggio che costituì la famosa Camerata Fiorentina o Camerata Valle, perché da lì si inventò il melodramma. Ora fate un tuffo nel passato ed io vi aspetterò lì, lì in quel salone di fine Cinquecento. Levano tanti prime scusatori, al bel collo di latte non sterva
si fa musica in totale. Grazie al melodramma, la musica dalla corte giungerà via teatro e il bel canto inizierà a diffondersi in tutta Europa, fino a raggiungere le fredde terre della Russia degli zari. Intanto io ho spettato questa delizia! Tanti musici, decenni spazzosi e quanto pubblico, ma vedi una di simile prima d'ora? Ho udito che altri si stanno cimentando con il melodramma come quel palco di Verdi! E io odio Verdi! Udì alcuni suoi madrigali, proprio lui! E ho sentito che sta lavorando ad un grande progetto intitolato Orfeo! Orfeo! Spero proprio di non perderlo! Spero tanto anch'io! Quanto stupore per le nostre dame! Ma è giustificato! Tutti gli spettacoli e le piazze come a teatro sono sempre state accompagnate da canti e danze. Nel melodramma però troviamo un'importante innovazione. La musica diviene sfogo la parola. Siamo giunti nel 1607 e la Mantova sta andando in scena del tempo, prima opera di Claudio Monteverdi. Thank you.
E tu, mio consiglio, che ne pensi? E io penso. Hai notato che le voci si palesano in maniera sì diversa tra loro a seconda del momento? Sì, appunto. Quando c'è un rompe il cantante declama, quasi recita, accompagnato in modo discreto dall'orchestra, descrivendo ciò che sta accadendo. Ecco, esatto. E se deve scrivere ciò che prova, lo fa con calma. Sì, è tanto stato che gli effetti. E arricchiscono di fatto l'installazione. Effetti, mister? Eh sì, effetti, madonna! Soluzioni tecniche che evidenziano una scena, come nel suo ultimo lavoro, quel madrigale, dal titolo, Il combattimento di Tancredi e Clorinda, nel quale la scena del combattimento è resa sì viva dagli strumenti. L'allestimento di una scena è in particolare il momento in cui ogni artista ha il tempo di cambiare il costume di scena o di disporsi diversamente sul palco senza essere visto, mentre i tecnici addetti all'impatto scenico creano l'ambiente con la scenografia. È un momento al tempo stesso importante e delicato in cui le maestranze devono sincronizzarsi perfettamente tra loro. Per fare la storia ci vogliono anni, secoli, dell'allestimento di una scena tranquilla, sicuramente meno. Con lo scopo di offrire al pubblico nuove luci, nuovi colori e nuovi stati d'animo. Ma lo spettacolo riprende. Thank you.
ciò che fu e ciò che ora abbiamo vinto. Ancora di più alla verde. Abbiamo puntato anche gli effetti speciali. Effetti speciali? Effetti speciali. Cose mai dite prima. Pensate a risonare lei. Compose appunto un brano che si muove le pelle. Altro che Spielberg. Ma chi è questo Spielberg? Chi è? Fino a formare un grande intreccio di suono, una maestosa costruzione musicale.